Tesoro, scappo. Vado nella giungla a procacciarmi il cibo per le vostre bocche affamate. Mi stai facendo pesare il fatto che mi mantieni? Tesoro, ma che dici? Ma chi l'ha mai pensata una cosa del genere? Io? Sono mesi che non faccio supplenze, che non ho una lezione a casa. Sai cosa faccio oggi? Io mi cerco un lavoretto temporaneo. Un lavoretto temporaneo? Ma fossi al posto tuo mi farei una pennichella temporanea, una passeggiata temporanea. Ciao, ma... Sai cosa hai tu? Hai la sensibilità temporanea di una macchina a noleggio. Sì, ma versione lusso. Un bacio temporaneo, ciao. Cercasi indossatrice e tori per sfilata. E dove sfilano? In un'arena? Cercasi indossatrici e indossatori. Ma come scrivono? Mamma mia. Cercasi stiratrice. Mami, ti stileresti la camicetta, per favore? No, ecco, appunto, stiratrice no, eh? Ah. Cercasi amante. Cercasi amante. Ah, cercasi amante, cani e gatti. Alessia, come mi vedresti a badare a cani e gatti? Contemporaneamente la vedo un po' dura. Ah. Ah. E assemblare penne? Dove? Sul sedere delle anatre. Montare penne biro, no? No, Eccolo! Eccolo! Ah, cercasi dattilografa per battitura tesi. Questo è perfetto. Com'è il numero? Pronto? Telefono per l'inserzione. Sì. Ah, 150 pagine in due giorni. Ah, però... Vabbè, sempre meglio che mettere le penne alle anatre. No, niente. Gentile signora Ferri, le leghiamo una tesi di esempio affinché possa meglio impostare l'impaginazione e le raccomandiamo il rispetto dei tempi di consegna. Due giorni. Oh, tesoro. Amore, ciao. Mazza quanto siete starda. Senti, che hai visto la cartelletta quella mia con tutte le fatture? Dell'autoleggio, no, la trovo, tesoro. Non sta manco... Non so dov'è. Comunque, ti posso dire una cosa? Mm-hmm. Non ti si può guardare. Una laureata come te che batte a macchina. Una laureata che batte una tesi di laurea, giusto, no? Sì. Senti, dimmi una cosa, quanto te daranno mai? Quanto te daranno per spezzarti le dita e la schiena sopra sto computer e poi farci cascare pure dentro i tuoi occhietti santi? Amore... Questo è il contratto. E questa è la cifra. Ammazza, te danno questo. Però rischio di rimanere gobba per tutta la vita. E rischio anche la cecità e l'artrite. Chiedo scusa, non lo sapevo. Che ti ho preso, tesoro? Scusa. La mano. Ti ho fatto male? Prendimi il ghiaccio. No, andiamo al pronto soccorso, no? Prendimi il ghiaccio. Vabbè, prendi il ghiaccio, dove vedi? Mi ver... Sì, ma con la S università. La mamma si è addormentata. Ah, bene, bene. Mannaggia, mi dispiace, non ci voleva sta frattura al metatarso. No, non è il piede, pa. È la mano, il metacarpo. Bravo, dottorone, sì, è la mano. Tu non vai a letto? No, scusa, voglio scrivere io qui la ti cosa. Ti senti in colpa. Senti, ti batto qualche pagina io? No, grazie. Sicuro? Mamma, l'aiuto io, va bene, scrivo io per mamma. Buonanotte. Buonanotte, va. Università. Degli studi. Quando sta l'accentata su sto coso? Ehi! Ma come mai lavori a quest'ora? Ancora la finanza in ufficio? No, è che voglio dare una mano a mamma. Ah, è certo, la sua gliel'è maciullata nel cassetto. Pure tu? Allora, fammi schiellare. Papà, a questa velocità, questo quando lo fai laureare? A 70 anni? Dai, no, ma che scrivi tu? Grazie, bella di papà. Mi basta il pensiero, devo solo scaldarmi un attimo. Prendi il via. 5 minuti ho finito. Buonanotte, sì, va a dormire, buonanotte. Va. Allora, vediamo. Magnifico rettore, magnifico. Sarà un po' troppo. Sei esagerati, magnifico. Allora, il relatore è chiarissimo, professor Mario. Chiarissimo, chiarissimo. Carissimo, meno male c'è sto io a correggi. Carissimo. Amore. Ciao tesoro, come va la mano? Bene, ieri era un pallone da calcio, oggi una palla da tennis. Ma cosa hai fatto? Tutto il lavoro che dovevi fare te, sono stato in piedi la notte, no? Adesso ho finito, pronta, adesso. Ah, il senso di colpa, eh? Te volevo solo dare una mano. Una me l'hai tolta, una me l'hai data, siamo pari. Vabbè, comunque tesoro, io ho fatto tutto. Te posso però chiedere una cosa, che proprio non ho capito. Perché ti hanno dato da ribattere questa tesi di laurea, che voglio dire, a parte un paio di erroretti che ho corretto, è perfetta. Cioè, questa... Hai ribattuto questa? Sì, appunto, te lo chiedo questo, dico perché. No, amore, no, questa è la tesi di esempio, era questa la tesi da ribattere, questa qui...
coi grissini. Aspetta, questa era. Ma questa è molto più pesante, un sacco di roba più. Adesso dobbiamo ribatterla tutta, abbiamo solo un giorno. Vabbè, mio. Vabbè, gliela posso fare, ormai ho preso il ritmo. Te l'ho detto, dai, dai, vai, vai, vai. Premessa, premessa. Dove sta Happy? Spostati, spostati. Ma c'è la mano occidentata. Vai, vai. Può fare come le pare, c'è la voce dura. Vai. Allora, premessa. Sarà capitato a tutti prima o poi di pensare o di sentire. Di sentire? Ah, tu vai a questa velocità qui. Di sentire una frase più o meno del senso, due punti. Ah, se si riuscisse a ridurre l'afa estiva conservandola nel calore per inverno. Ma, sì, sì, puntini, tre punti.